siamo davvero molto curiosi di sapere come commenterà oggi Barbara D'Urso, se lo farà. Il video andato in onda nella puntata di Striscia la Notizia in onda il 3 maggio 2018. Questa volta il TG satirico si è scagliato anche contro di lei. Come saprete, nell'ultimo periodo, la D'Urso è stata una delle alleate di Striscia la Notizia nel caso Cannagate, ma ha parlato di conduttrici svicolone e molto altro. Questa volta però nel mirino di Striscia la Notizia c'è finita lei. Il TG satirico di Canale 5 ha fatto un parallelismo tra quello che è successo nella diretta di lunedì sera, con il rimprovero della D'Urso ai concorrenti del GF, e la predica contro la violenza, e le aggressioni sulle donne, e uno scherzo che aveva visto la conduttrice protagonista. Facciamo una piccola premessa. Le due cose non ci sembrano avere molti punti in comune. È vero che nel video si vede Barbara D'Urso aggredire una donna con insulti forti, ed è anche vero che è arrivata quasi alle mani, aperta parentesi tonda, cosa che non si può giustificare. Ma è anche vero che si trattava di una donna che aveva appena scoperto che il suo uomo la tradiva con una amica. Tra l'altro si trattava di uno scherzo di scherzi a parte. Per Striscia però le due cose sono molto attinenti. Barbara D'Urso infatti lunedì sera aveva detto: nessuna provocazione, nessun genere di provocazione giustifica un'aggressione fisica, ed ecco quindi che viene, secondo Striscia, smentita dal suo stesso atteggiamento, visto che nell'occasione citata arriva quasi a picchiare la donna che ha trovato a letto con il suo uomo. Barbara D'Urso, maestra di vita al GF 15. Per Striscia la Notizia predica bene ma razzola male. Era davvero il caso di fare questo parallelismo? Per Striscia la Notizia a quanto pare sì. Vedremo se Barbara D'Urso deciderà o meno di rispondere a QUESTA provocazione da parte di Striscia. Non ci resta che aspettare la puntata di Pomeriggio 5 di oggi per conoscere la reazione della conduttrice. Per vedere il video del servizio clicca qui Stampa.